ancora attimi di tensione, la giraffa si gira, entra all'oca in questo istante, su tutti la contrada della lupa, poi l'onda, è uscita bene anche la contrada del nicchio, e quindi sono queste tre contrade che mi sembra di poter dire che hanno fatto la migliore uscita dai due canapi. A questo punto è il nicchio che va a girare la curva di San Martino, le altre sono dietro: Bruco, Civetta, Giraffa, Val di Montone, Oca, Onda, Leocorno, Lupa e la contrada della Pantera. Adesso il nicchio è all'altezza della curva del Casato, il galoppo delle contrade è piuttosto lento, adesso gira al Casato la Giraffa, poi la Civetta, passano Onda, Oca, Val di Montone e Leocorno, il nicchio è sempre in testa sotto Palazzo San Sedoni, nicchio, Bruco, poi Giraffa, Civetta, Onda, Oca, Leocorno, Val di Montone e al passo sono la contrada della Lupa e la Pantera, che tra poco saranno superate dalla contrada del nicchio, Elias Mannucci, detto Turbine, e Achida, che sono in testa a questa sesta prova, alle loro spalle uno spunto per la Giraffa con Gabriele Pulighetti su Ardeglina, che adesso si porta in testa in questa sesta prova superando dall'esterno il nicchio che ha rallentato, la Giraffa e la Fontegaia, poi c'è il nicchio, poi c'è la contrada del Bruco, le altre che stanno andando davvero molto piano, come naturalmente succede quasi sempre in occasione della sesta prova. Giraffa adesso alla cappella, un incedere un po' più veloce rispetto a quello delle altre contrade, Giraffa che va ad affrontare l'ultima curva del Casato, supera il Leocorno dall'esterno e vince quindi la sesta prova, vince la provaccia oggi 2 luglio 2024. Tra l'altro la Giraffa è l'unica contrada che ha effettuato i tre giri, tutte le altre si sono fermate al termine appunto del secondo giro.